scoperti i perché del déjà vu, la sensazione di aver già visto un'immagine o aver vissuto un'esperienza in passato, secondo uno studio del CNR con l'Università Magna Grecia di Catanzaro. Dunque, la scienza avrebbe trovato finalmente una risposta a uno dei fenomeni più affascinanti e misteriosi della nostra mente, il déjà vu, ossia la sensazione erronea di aver già visto un'immagine o aver vissuto una determinata sensazione che colpisce l'80% di noi. L'Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare del CNR, in collaborazione con la clinica neurologica dell'Università Magna Grecia di Catanzaro, hanno pubblicato i risultati del loro studio sulla rivista Cortex. L'obiettivo della ricerca era di scoprire se esista una base anatomo-fisiologica comune nella genesi del déjà vu tra soggetti sani e pazienti che possano spiegare le basi di un fenomeno psichico che in alcune circostanze diventa patologico. Lo studio ha evidenziato che sia i soggetti malati che le persone sane, interessate dal déjà vu, presentano anomalie a livello morfologico che coinvolgono però aree cerebrali diverse. I pazienti malati, affetti da epilessia, infatti, presentano anomalie localizzate nella corteccia visiva e nell'ippocampo, cioè nelle aree cerebrali deputate al riconoscimento visivo e alla memorizzazione a lungo termine. Questa scoperta dimostrerebbe che la sensazione di déjà vu, riportata dai pazienti ammalati di epilessia durante un episodio epilettico, è un sintomo organico di una memoria reale, anche se falsa. I soggetti sani, invece, che vivono l'esperienza del déjà vu, presentano piccole variazioni anatomiche in un'area cerebrale, la corteccia insulare, che ha il compito di convogliare tutte le informazioni sensoriali all'interno del sistema limbico emotivo del cervello. Insomma, nel soggetto sano, l'esperienza del déjà vu è un fenomeno non reale, come nei soggetti malati, ma falso, di alterata sensorialità dello stimolo percepito, più che un ricordo alterato. Noi pensiamo di aver già visto, insomma, quel posto, ma in realtà è la sensazione che abbiamo provato nel vederlo che ci richiama uno stimolo precedentemente associato. E vi ricordo di memorizzare sul vostro televisore il canale 190, dove Quotidiano Medicina è anche un canale tematico, dove si possono rivedere i focus e le news della settimana. Se non si trova, se non lo trovate, occorre aggiornare il vostro decoder digitale. E potete rivedere, vi ricordo che potete vedere su YouTube i video di Quotidiano Medicina, i focus di approfondimento e le news. È facile, digitate nello spazio in alto, come vedete, le tre parole Quotidiano Medicina Playlist e compariranno i focus, le news e i VET, cioè i focus sulla medicina veterinaria. E sulla destra, come vedete, potete scegliere il titolo che vi interessa. Bene, anche per oggi per le news è tutto. Grazie per averci seguito. Buona giornata, linea alla regia.